Benvenuti cari amici, benvenuti a questa nuova fantastica lezione per imparare insieme la meravigliosa lingua italiana. Oggi parliamo di quanto costa vivere in Italia. Quanto si spende in Italia al mese? Se vuoi vivere in Italia, se vuoi pensare anche di trasferirti in Italia, chiaramente ti starai domandando quanto costa realmente, in maniera autentica, la vita in Italia, quanto costa vivere in Italia, quali sono le città più costose e quali sono le zone più economiche. Chiaramente ognuno ha un reddito e desidera conoscere quali possono essere, in maniera individuale, le possibilità di vivere una vita accettabile, con una qualità, perdonatemi, della vita possibilmente alta, ma spendendo poco. Mi raccomando, come sempre, io vi seguo su YouTube, date un mi piace a questo video e soprattutto contribuite alla diffusione di questo materiale meraviglioso per imparare insieme la meravigliosa lingua italiana. Iniziamo subito, mentre aspetto i vostri messaggi, a parlare di questo importante tema. Quanto costa vivere in Italia? Soprattutto quanto costa vivere in Italia in relazione ad altre economie? Potremmo fare facilmente un confronto con l'Argentina, con il Venezuela, con il Cile, con il Messico, con gli Stati Uniti e con tanti altri paesi come per esempio la Spagna. Allora, per aiutarvi in questa difficile ma anche pratica relazione economica tra paesi, vi dico alcune informazioni. Sono informazioni generiche, sono informazioni che chiaramente variano in base al tuo contesto personale, in base alle tue competenze, in base alla tua, diciamo, disponibilità non solo economica, ma anche di accontentarti, di eventualmente amare un po' di minimalismo oppure una casa rurale piuttosto che in città. Allora, quanto costa vivere in Italia? Quanto si spende al mese? È un'informazione molto importante. Come vedremo, il costo della vita in Italia per regione è molto diverso tra nord e sud. Mi raccomando, io leggo i vostri messaggi, quindi sto aspettando che mi facciate qualche importante domanda. In generale, nel sud Italia e nelle isole si spende di meno. Per esempio, io vivo in Calabria. La Calabria è una regione meridionale, dunque è una regione del sud Italia, e chiaramente il costo della vita è molto inferiore alla vita che si fa nel nord. Ovviamente anche gli stipendi, cioè i salari, quello che tu puoi guadagnare al mese è inferiore, ma in definitiva, essendo il mercato immobiliare molto più basso, perché è meno frequentato e meno, diciamo, esclusivo di quello del nord, chiaramente ti permette di comprare o affittare una casa a un prezzo molto basso. Per esempio, nel sud dell'Italia è possibile, in alcuni paesini, soprattutto se vuoi ritirarti in pensione, magari sei argentino, magari sei venezuelano, magari sei anche cileno oppure dagli Stati Uniti, desideri in qualche maniera trasformare la tua vita ed andare a vivere in Italia. Puoi farlo soprattutto se, contando con una pensione nel tuo paese, che è una pensione abbondante, arrivare nel sud dell'Italia, magari anche in un piccolo paese, e comprare una casa, magari a 20.000 o 30.000 euro, è una possibilità. Sappiate che in Italia, soprattutto in alcune zone molto remote, quindi non pensiate ad un luogo frequentato. Stiamo parlando di luoghi remoti, piccoli, paesini di campagna, paesini di montagna, lontani dalle zone nevralgiche, però chiaramente il mercato immobiliare è così basso che ti permette l'acquisto di una casa molto comoda, magari anche da ristrutturare, a partire da 15.000, 20.000 euro in su. So che sembrano dei prezzi molto bassi, ma è la realtà. Chiaramente stiamo parlando di luoghi veramente molto remoti, con pochissima popolazione, molto anziana. Adesso un altro dato importante.
l'area geografica in cui mensilmente una famiglia tipo, cioè quindi una famiglia in generale, spende di più è il nord-ovest. Ok, tra poco vi farò vedere la mappa e ripeteremo questi dati. Ricordate anche che questa è una lezione implicitamente di italiano, quindi se voi state imparando la lingua italiana perché siete, diciamo, latinoamericani o spagnoli o anche americani, sappiate che ovviamente il tentativo che faccio di informarvi è chiaramente condizionato dal tentativo di insegnarvi la lingua italiana. Dunque seleziono bene le parole per farvi comprendere, soprattutto se avete un livello iniziale di italiano. Per gli italiani che magari mi stanno ascoltando, sappiate appunto ottenere un contesto adeguato, perché questa è anche una lezione di italiano per stranieri. Dunque, l'area geografica in cui mensilmente una famiglia tipo spende di più è il nord-ovest. Stiamo parlando intorno ai 2.900 euro al mese, seguita dal nord-est intorno ai 2.800 e poi nel sud ci collochiamo intorno ai 2.000 euro. Quindi, come potete notare, già dal punto di vista di una famiglia tipo stiamo parlando di 3 o 4 persone, tipicamente due genitori e due figli, oppure due genitori e un figlio, considerate che la spesa media al nord, soprattutto nel nord ovest, perché è una delle zone più ricche, stiamo parlando di 2.800 euro. In generale, ricordatevi che si tratta di generici intermedi di prezzo che chiaramente variano in base alle abitudini, ai desideri di ognuno. Come potete notare immediatamente, intanto inizio già a leggere qualche vostro messaggio, perché vi sto osservando con molto piacere, mi raccomando date un mi piace a questo video perché voglio sempre presentarvi delle lezioni che siano molto molto interessanti per voi. E difatti inizio subito salutando alcune persone gentili come Nade, che è sempre disponibile qui con noi, dice: ciao Marco, come stai? Molto piacere di vederti di nuovo, buon pomeriggio a te. Salutiamo anche a Gabrielle e Edna, che mi sta guardando dal Brasile, certamente non volevo dimenticare il tuo meraviglioso paese. Salutiamo anche Graciella, che è molto gentile, dice: noi siamo come Venezuela in Argentina. Beh, come voi sapete, questa informazione che vi do oggi è molto rilevante, anche perché sappiamo la situazione difficile dal punto di vista dell'inflazione, dal punto di vista anche del caro vita, dovuta alla situazione dei carburanti, all'aumento dei prezzi energetici. Chiaramente tutto il mondo è un po' in difficoltà. Salutiamo a Marco, che si chiama come me, mi saluta dal Messico, ricordiamo anche il Messico, caro amico Marco, come stai? E Noris Elizabeth, che mi scrive dall'Argentina. Mi raccomando, fatemi domande. Allora, fino adesso, in che percentuale avete potuto comprendere le cose che vi ho raccontato in italiano? Per esempio, avete capito il 100%? Avete compreso il 70%? Avete compreso il 50%? Mi raccomando, scrivetelo nei messaggi così che io potrò rispondervi e leggervi. Anche agli amici di Facebook dico: date un like, date un mi piace, ma soprattutto venite qui da noi su YouTube, perché attualmente posso solamente leggere i messaggi su YouTube. Quindi iscrivetevi al mio canale Marco Nisida e in questa maniera vi attendo. Attivate la campanella per ricevere le notifiche, perché queste dirette le faccio per voi. Allora, dicevamo, per completare, in attesa di altri messaggi, che sotto i 2.000 euro al mese è possibile vivere bene, per esempio, nelle isole che chiaramente conosciamo, l'isola in particolare della Sicilia e anche altre isole minori, in Sardegna, in alcune zone meno frequentate, non stiamo certamente parlando di quelle più ricche dal punto di vista turistico. E dunque, sotto i 2.000 euro al mese solamente le isole che si staccano dal nord dello stivale di poco meno di 1.000 euro praticamente. Dunque rendiamoci conto che vivere al nord costa tipicamente quasi il 50% in più, ed è per quello che uno stipendio di 1.000 euro
al sud vale come uno stipendio di 1000 euro al nord. Perdonatemi, di 1500 euro al nord, lo ripeto per assicurarmi di appunto risolvere l'errore che ho commesso poc'anzi. Dunque, 1000 euro di stipendio mensile al sud valgono in termini di capacità di acquisto come 1500 euro al nord. Quindi è normale che al sud si guadagni di meno, ma è anche vero che al sud si spende di meno, soprattutto in alcune città o in alcune province che sono meno sviluppate chiaramente delle controparti anche centro-settentrionali, che significa del centro-nord. Milano e Roma, ricordiamo, Milano e Roma sono tra le città più care al mondo. Quindi sono città veramente molto care, in particolare sono tra le città più care d'Italia e soprattutto per ciò che concerne gli affitti. Quindi chiaramente l'affitto, che significa praticamente prendere un appartamento per la propria famiglia o per se stessi e pagarlo mensilmente, è molto caro. È molto caro perché il mercato immobiliare in queste città, che sono molto decisamente famose e chiaramente c'è moltissima richiesta per vivere in queste metropoli, abbiamo un caro degli affitti, un caro del metro quadrato per affittare e anche per acquistare, quindi l'acquisto di una casa è molto caro. E soprattutto potremmo dire che pure la vita sociale, insomma, per esempio a Milano è molto cara, andare in un bar, andare in un ristorante è quasi proibitivo se consideriamo per esempio uno stipendio del sud. Allora mi fermo un attimo e come sempre attendo i vostri messaggi, ma voglio anche dare una informazione. Intanto volevo assicurarmi de decir dos palabras también en español, porque como todos ustedes saben, este es un video curso gratuito italiano que ofrezco por YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube Marco Nisida activando la campanita, recibiendo las notificaciones para estar conmigo en vivo como lo estamos ahora. Como sabrán los que me siguen desde hace mucho tiempo, soy italiano al 100%, vivido y crecido en Italia. Y claramente utilizando el poder lingüístico que se me ha entregado durante años de estudios y práctica, pues hablando el español, el inglés, el portugués, estoy aquí siempre deseoso, deseando brindarle esta maravillosa oportunidad de aprender el idioma italiano. Sin embargo, estas clases que estoy haciendo puramente en italiano con los subtítulos utilizando esta tecnología es porque muchos de ustedes que ya han estado estudiando mi video curso gratuito y básico de italiano en mi página web marconisida.com, y sugiero a todos los iniciantes que lo tomen también. Decía que todos aquellos estudiantes que han estado estudiando conmigo a ese video curso gratuito italiano, que reciben al correo electrónico al simple suscribirse en mi web marconisida.com, claro, ellos teniendo ya unas cuantas semanas y algunos de ellos varios meses siguiéndome, haciendo las clases básicas donde han aprendido a comunicarse, tener una conversación con frases útiles en las situaciones de la vida real en Italia, por lo tanto me siguen desde hace un tiempo y ellos me entienden básicamente casi completamente cuando hablo italiano. Y la idea de base es esta: cuando tú inicias, cuando tú prácticamente comienzas, yo directamente le digo, ok, sin dudar, entra a mi página web en marconisida.com y suscríbete al videocurso gratuito de italiano. Como pueden ver en las flechas rojas, introduces tu correo electrónico, acepta recibir los videos de forma gratuita y te suscribes dándole clic al botón naranja, suscríbete. En dos segundos, inmediatamente, de forma automática, recibes a tu correo electrónico lo que son los primeros videos del día de hoy. Durante tantas semanas voy a enviarte los videos gratuitos que forma parte de este video curso gratuito y básico de italiano para que puedas aprender a defenderte, a comunicarte en italiano, a entender la fonética y arrancar el procedimiento. Y luego te será mucho más fácil seguirme por aquí. ¿Por qué hablo entonces en italiano por aquí? Por la simple necesidad de avanzar el estudio de esas personas maravillosas que me siguen desde hace mucho tiempo y ya lo básico lo saben. Por lo tanto, no te asustes si eres iniciante y no me entiendes del todo. Recuerda que hay estudiantes que me siguen de más tiempo, han tomado ya, y por esto toma tú también el video curso gratuito de italiano en marconisida.com. Por lo tanto, te vas acelerando en tu aprendizaje. Muy fácil, en pocas semanas vas a estar al punto de entenderme porque hablo con mucha claridad, con una pronunciación, con una fonética muy buena. Recuerda además que
Si no lo sabes, he estado trabajando como actor, conferenciante, autor de libros. En mi trayectoria profesional, aparte de ser plurilingüe, pues en italiano estuve trabajando como locutor. Lo que quiero decir es que se puede aprender italiano, como yo estoy aquí hablándote en español y te podría hablar en otros idiomas, con mucha confianza, con mucha tranquilidad. Y mientras tanto quiero volver, obviamente adesso all'italiano, ritorniamo all'italiano, ops, un attimino, eccoci qui, e voglio leggere qualche messaggio. In particolare abbiamo la nostra amica Mayra, che è già qui con noi, un piacere averti qui, cara Mayra, questa diretta non è uguale senza di te, quindi mi raccomando partecipa e facci le tue domande se ne hai qualcuna. Oggi in particolare stiamo parlando di vivere in Italia, di quanto costa vivere in Italia e quanto si differenzia il costo della vita tra il nord e il sud. E tu, cara Mayra, che hai una certa esperienza in Italia, potresti aiutarci con magari qualche suggerimento da parte tua. Io ho spiegato finora che dal punto di vista della differenza tra nord e sud ci incontriamo, se vediamo per esempio la mappa, che nel nord dell'Italia, per esempio Venezia, Trieste, il costo della vita è molto alto, chiaramente anche gli stipendi sono corrispondentemente più alti. Milano, città molto molto cara per eccellenza, soprattutto per quanto riguarda il mercato immobiliare, la vedete nel nord. Torino, una città accettabile dal punto di vista del costo della vita, offre molto, magari ad un prezzo più ragionevole di Milano, però si tratta sempre di città del nord. Chiaramente più scendiamo verso il sud, per esempio Roma, Roma è un'eccezione perché Roma è la capitale, è la capitale anche dal punto di vista della storia e dell'architettura, e quindi il mercato immobiliare a Roma per motivi di prestigio sono altissimi, una città super popolata secondo chiaramente i dati italiani. E per poter iniziare a vivere in una maniera molto più economica bisogna arrivare per esempio in Calabria, magari in Basilicata, che è una regione molto economica d'Italia, la Basilicata, la Calabria e poi chiaramente la Sicilia. E ci sono grandi opportunità nel sud dell'Italia con un costo veramente molto più basso. Per esempio una famiglia tipica che comunque vuole vivere con normalità, magari nel sud Italia può farlo con 2.000 euro, magari nel nord Italia ce ne vogliono quasi 3.000, quindi c'è una grande differenza. Vado a leggere brevemente qualche altro messaggio. Analia mi dice: ciao Marco, sto per viaggiare dall'Argentina per fare la cittadinanza in Italia. Io non so quanto denaro dovrò portare per passare qualche mese lì. Siamo tre nella mia famiglia. Allora Analia, la tua domanda, e fammi sapere se mi comprendi, perché io ovviamente ho letto il tuo messaggio in spagnolo e l'ho tradotto in italiano al volo, e quindi proverò a dirlo in italiano. Allora, cara amica Analia, la domanda che devi farti e che mi devi rispondere chiaramente per io poterti aiutare è: hai dei familiari? Conti con un'amicizia, con un familiare che ti possa ospitare? Perché chiaramente durante tre o quattro mesi o qualche mese hai bisogno di un appoggio logistico. La parte più cara della vita in Italia, oppure anche del tuo periodo di minima residenza, oppure il tuo passaggio in Italia, anche per qualche mese, l'impatto più alto che avrai è proprio quello del costo dell'affitto, cioè praticamente il costo dell'abitazione, il costo dell'appartamento, il costo della casa. Dipende dalla zona, in che città andrai a vivere, e questo caso di Analia è molto molto utile perché mi permette in poche parole di spiegarvi un po' il concetto. Per esempio Analia mi chiede quanto denaro è necessario per stare in Italia per qualche mese. La domanda si può anche tradurre: quanto costa vivere in Italia al mese? Quanto denaro mi serve per sopravvivere in Italia al mese? Allora mi raccomando Analia, dimmi qual è la città, perché se devi fare la cittadinanza in Italia è probabile che si tratti del consolato di Milano oppure di quello di Roma, dipende dal tuo paese, o anche quello di Napoli, dipendendo dalla città
nella quale tu devi stare, chiaramente il costo può gravitare verso il basso o verso l'alto. Per esempio, se tu ti trovassi a Roma e dovessi star lì con la tua famiglia durante qualche mese, il problema è che in qualità di turista avresti un po' di difficoltà a trovare un prezzo basso. Perché? Perché durante i tempi più ridotti le persone che offrono la casa tendono a speculare e speculano sul fatto che si tratti di una visita turistica o una visita minima. Quindi cosa fanno? Cercano un deposito tipicamente alto, e magari ti chiedono di pagare poi una mensilità che sia più alta del normale. Per cui nuovamente mi devi dire la città nella quale pensi di stare durante il periodo e il procedimento della cittadinanza, oppure un'altra cosa che potresti fare è prendere una casa rurale o magari in periferia o lontano dalla città e poi eventualmente fare il viaggio quando è necessario, ed in questa maniera conseguire ugualmente la cittadinanza però ad un costo molto più basso. Quindi mi raccomando, Analia, rispondimi, così io potrò aiutarti. Quello che io farei, per esempio, se dovessi andare a Roma o a Milano periodicamente, magari una volta alla settimana o una volta ogni 15 giorni, e dovessi solamente risiedere sul territorio italiano per motivi di cittadinanza o per motivi logistici, io troverei una casa o un appartamento in una zona molto lontana, magari un piccolo paese in montagna o un piccolo paese magari sulla costa, dove c'è poco turismo, dove c'è poco commercio, un luogo un po' remoto, per ammortizzare i prezzi dell'immobile, quindi i prezzi dell'affitto, e in qualche maniera riuscire a ridurre i costi al minimo, per poi praticamente passare a fare chiaramente le mie necessità logistiche magari a Roma. Dipende anche dalla tua possibilità economica, ok? E chiaramente se tu volessi andare in hotel o se tu volessi andare in una struttura ricettiva di tipo turistico, chiaramente spenderesti moltissimo denaro e per alcuni diventa proibitivo. Se tu invece sei una persona molto con grande disponibilità economica, allora non avrai problemi. Lucy Ernaga mi dice: ciao, buon pomeriggio Marco, sei bravissimo, fatemi sapere se vi piace questo tipo di lezione. Isabel, ciao cara amica, come stai? Nade dice: io penso che capisco un 60 o 70%, però quando voglio parlarlo purtroppo mi confondo e inizio a parlare una confusione tra italiano e spagnolo, che lei chiama itagnol. Lei parla l'itagnol, ok? Allora, también quiero, rapidamente chiedo lo sottotitolo, porque el transcriptor no entiende ni pío de español. Quiero decirte una cosa, Nade, te lo digo a ti, Nade, y a todo el mundo que a lo mejor necesita, quiere, desea realmente aprender a comunicarse en italiano de forma práctica y que tiene este mismo problema que tú. Uno de los motivos por lo que te voy a decir es absolutamente fundamental, es porque lo veo todos los días con mis estudiantes, es que todos, aparentemente, o casi todos, tienen tu problema. La idea es esta. Todos me dicen, Marco, y es el problema un poco de todo el mundo, Marco, yo te entiendo. A veces algunos me dicen, te entiendo casi el 100%, casi te entiendo el 90%, el 80%, yo te entiendo y puedo un poco entender casi todo, pero lo que se me dificulta, lo difícil para mí es hablarlo, es soltar mi potencial, es expresarme, es explicarme, es comunicarme. Y yo sé por qué, obviamente hay muchos problemas. Primero, la práctica solo puede ser activa, proactiva, y necesita claramente alguien que te pueda ayudar, corregir, sostener. Secundariamente, el problema del miedo social ya en el idioma de uno es complicado hablar en público por la timidez, por los problemas. Si luego encima le metemos un idioma completamente ajeno, que por cuanto similar al español como el italiano, de toda forma es un idioma complicado desde el punto de vista fonético, muy articulado, precioso, rico, culto, entonces claramente uno se siente como, oh, tengo que hablar en público, o me da mucha cosa que me equivoque,
me da un poquito de nervios, porque luego estoy para hablar, lo tengo aquí y luego no me sale. O me da miedo decir algo que suene muy mal, me da vergüenza, todo eso es normal. Por ende, he puesto a disposición para todos aquellos que lo quisiesen, que lo necesitasen, a algunos incluso le urge aprender a comunicarse en italiano por motivos profesionales, familiares, de ciudadanía, quieren venir aquí o ya están aquí trabajando y buscan una situación mejor. Lo que sea, el punto es que necesitan hablar italiano, no solo comprenderlo, no solo jugar con el idioma en plan me gusta, me apasiona, no, es que lo necesitan ya, hablarlo, poderse comunicar, expresarse, manejarlo, defenderse, ser capaces de vivir normalmente en Italia y mucho más para crecer las oportunidades que podrían tener en Italia, pero que no pueden alcanzar porque no hablan bien. Y la gente los trata como, claro, como extranjeros o como personas más o menos en plan, bueno, este tipo no sabe. Porque claro, imagínate, incluso yo trabajo con algunos estudiantes que son ingenieros, que son arquitectos, que son médicos, de todo tipo. Hey, hay también amas de casa, hay también personas que trabajan en el hogar. No, el problema no es tanto, pero todos lo tienen muy claro. No importa el nivel de competencia que tú tengas en tu país. En tu país puedes ser hasta un rey en el sentido intelectual, emocional, poeta, artista, arquitecto, escultor, ¿me entiendes? Y con gran cultura. Pero si no sabes decirlo y no sabes transmitir todo eso que tienes y que eres en otro idioma como el italiano al estar en Italia, tú te quedas como mudo y te quedas como alguien que sencillamente pues la gente diga, bueno, este es así, no habla. Así de simple, muy triste pero real. Pero la buena noticia es que se puede hacer algo al respecto. ¿Y qué vamos a hacer para poderme asegurar? Para poderme asegurar personalmente de que tú puedas hablar, a comunicarte y que puedas expresarte y realmente ser capaz de sacar tu potencial, soltar todo lo que eres y lo que sabes hacer en italiano como si pues estuviera viviendo en tu propio país, yo he disponibilizado y lo estoy haciendo con gran éxito con algunos estudiantes selectos esta oportunidad de directamente aprender conmigo en videoconferencia con tutoría individual y personalizada. Se trata de clases particulares y mucho más, porque no son nada más clases particulares, es un sistema organizado y estratégico para que yo te lleve de la mano a que puedas hablar, comunicarte en italiano y expresarte con la fonética y la pronunciación que yo mismo te enseño a producir. Desde la primera clase vamos a estar tú y yo solamente, sin nadie que nos esté observando, con tranquilidad, con mucha motivación, con mi energía, con mi entusiasmo y pedagogía, y te voy a entrenar para que puedas producir los sonidos como hago yo, para que tengas la misma fonética, para que entiendas los trucos de articular la boca y el fonema te salga igual, y que entiendas también cómo aprender tú solo luego a perfeccionarte, porque luego también complementas con cosas que te digo que hagas durante un poco la semana, pero cuando estás conmigo es súper efectivo, súper eficaz, porque yo sé exactamente, después de tanta experiencia con tantas personas de todas las partes del mundo, cómo hacer que tú puedas soltar tu potencial, para que superes la vergüenza de hablar en público, para que realmente empieces a arrancar y de forma semiautomática el idioma se te instale en la cabeza por tanto de que hablamos, por tanta práctica que hacemos, por todas las frases que desde la primera clase tú vas a hablar italiano. Desde la primera clase tú vas a estar hablando italiano, porque estaremos expresando lo que haces, lo que vives, lo que deseas, cuáles son, digamos, las cosas que vamos a simular de tu vida en Italia y la vida que ya llevas. Vas a decir las cosas en italiano, te voy a enseñar yo. Tú dices, increíble. Sí, es increíble, porque las personas entran conmigo la primera clase, a lo mejor no saben ni pío y ya saben 20, 30 frases. Y las ayudo a memorizar, a entrenar con la fonética correcta y las pueden practicar, y esto da poder y esto da entusiasmo. Y eso dice, ¿se puede? Claro que se puede, pero la diferencia, claro, la meto yo. Y no te equivoques, lo sé porque es mi forma de trabajar. Quisiera decirte, no, bueno, es que la verdad es así. Así, tengo esta capacidad porque pues en esto soy el mejor o uno de los mejores, no quiero parecer arrogante, pero en fin es esto, porque claramente sé exactamente cómo va a funcionar tu mente y vamos a instalar el idioma. El punto es que si lo quieres, puedes pedirme una información y contactarme aquí en mi número personal de WhatsApp para decirme sencillamente un texto, clases particulares. Entonces envíame un texto, clases particulares. En cuanto yo reciba mi WhatsApp personal, ese es mi número personal de WhatsApp, clases particulares, voy a responderte con un audio sin compromiso
para que sepas cómo funcionaría, cuáles son prácticamente los detalles de esta oportunidad increíble de estar estudiando y practicando directamente conmigo. Y voy yo personalmente a asegurarme de que hables italiano, que lo practiques y que lo conozcas y que puedas comunicarte con él en la forma en que realmente tu vida lo necesita. Hay grandes avances de carrera, hay grandes mejoras en la vida social, profesional y personal y familiar. Lo he hecho con tantas personas y muchos de ellos lo pueden atestiguar también y lo hacen a menudo en este canal. Así que contáctame aquí escribiendo clases particulares a este mi número de WhatsApp. Y vamos un poco a ver si alguien me ha respondido a los tantos mensajes. Vaya, hay muchos mensajes. A ver cuál de ellos voy a poder leer primero. Allora, abbiamo un messaggio, torniamo dunque a leggere la parte in italiano. Abbiamo un messaggio di Joe che dice: Marco, io non uso WhatsApp, com'è che potrei contattarti? Caro amico, puoi anche contattarmi su Telegram scrivendo al mio canale di Telegram Marco Nisida. Quindi è sufficiente che tu vada su Telegram, che è un'altra applicazione, e tu scriva Marco Nisida. Però, caro amico, siamo nel 2022, puoi anche utilizzare WhatsApp. Ok? Mi raccomando, siamo già in un'epoca dove WhatsApp è veramente necessaria. Gibra mi dice: ciao Marco, come stai? Sto molto bene. Gladys, come stai, cara amica? Mi raccomando, fammi sapere se ti va bene alle 2 questa settimana, così possiamo parlare insieme. Analia mi risponde alla domanda iniziale. Ricordo a chiunque si fosse sintonizzato da poco che stiamo parlando oggi di un tema molto importante: quanto costa vivere in Italia. Gladys, se tu vuoi puoi anche darci una manifestazione della tua esperienza, in senso generale ovviamente, anche Mayra, chiunque voglia. Io fino adesso ho esposto alcune generiche informazioni sulla differenza che c'è in Italia nel costo della vita tra il nord e il sud, perché ricordiamoci che nel nord del paese, soprattutto il nord ovest, ci sono dei costi molto alti, e anche chiaramente nel nord est. Milano in particolare, città molto ricca, città molto costosa. Anche Roma, essendo una città capitale burocraticamente e dal punto di vista turistico e culturale super super famosa, chiaramente il mercato immobiliare è molto alto e questo ha un impatto alto nel costo della vita, e quindi bisogna guadagnare molto denaro per vivere in maniera possibilmente comoda a Roma. E allora stavo chiaramente insegnando alle persone che se io fossi un pensionato argentino, oppure se io fossi un pensionato venezuelano, o se io magari avessi da parte un investimento, una quantità di denaro, oppure volessi semplicemente, perché sono un professionista o un imprenditore, volessi provare a trasferirmi in Italia per vivere una nuova vita, per iniziare una nuova vita, per cercare nuove opportunità, chiaramente dovrei essere molto attento al tipo di decisione che faccio, perché devo e dovrei, in questo caso perché è una supposizione, dovrei tentare di capire qual è la mia situazione. Dunque, se io fossi un pensionato e avessi una pensione che mi permette magari, diciamo, al cambio dell'euro di contare con 1500-1800 euro, sicuramente dovrei necessariamente trasferirmi al sud Italia. Quindi mi trasferirei nel sud dell'Italia, in qualche piccolo paesino, mi trasferirei magari in Sicilia, in Calabria, in Basilicata, in un paesino remoto tra le montagne o sulla costa, dove non ci sia molto turismo, ed in questa maniera le case, gli affitti, gli appartamenti costerebbero molto di meno, perché non ci sarebbe molto domanda. Se ovviamente la domanda e l'offerta nel mercato sono tutto per quanto riguarda il prezzo. Se invece fossi ancora in età lavorativa e volessi lavorare, chiaramente l'unica possibilità di continuare a vivere nel sud dell'Italia sarebbe lo smart working, quindi sarebbe lavorare da casa, avere un'attività digitale, soprattutto per i nomadi digitali, per gli imprenditori digitali, per i professionisti digitali. In questa maniera potrebbe essere utile vivere
in una zona, in una località molto economica dal punto di vista del costo della vita, come appunto le isole, il sud Italia, queste province magari poco famose, le montagne della Calabria, le coste della Calabria, della Basilicata, e chiaramente ammortizzerei i costi e poi continuerei, se fosse questo il tuo caso o il mio caso, a ricevere diciamo le mie entrate in maniera digitale, e questo favorirebbe diciamo l'impiego e il lavoro. Però chiaramente, se invece ho bisogno di lavorare fisicamente e quindi se io non fossi un professionista, un imprenditore nel settore digitale, quindi avessi necessità di trovare un lavoro in un ristorante, in un'azienda, in una banca, in qualsiasi settore dove ci possa essere un certo, una certa offerta di lavoro, ad una, chiaro, anche ad uno stipendio sostenibile, dovrei necessariamente andare in una città ricca. Perché vedete, le città come Milano, le città come Torino, le città come Roma, le città come magari Bolzano, sono città ricche di opportunità. Mentre città dove la vita costa poco offrono meno opportunità, perché il prezzo definisce la domanda e l'offerta. Quindi mi raccomando, ragionate bene sul tipo di possibilità e sul tipo di necessità peculiare che avete. Se tu sei un pensionato, se tu sei già in pensione, se tu ricevi già una pensione o un'entrata fissa, perché magari hai degli immobili nel tuo paese, quindi puoi in qualche maniera contare con 1.500-2.000 euro, quindi con 1.500 o 2.000 euro, allora potresti eventualmente pensare di fare una buona vita qui nel sud Italia. Reginaldo mi dice: ciao Marco, ciao a tutti che state guardando la diretta. Ovviamente quando vi parlo di questi numeri, quando vi parlo di queste cifre, stiamo parlando di una famiglia. Sto immaginando che voi magari abbiate una famiglia di 3-4 persone. Se sei da solo, il prezzo potrebbe ridursi. Se tu per esempio sei un uomo, sei un pensionato da solo o sei una pensionata da sola, magari con 1.200-1.300 vai tranquillamente bene. Quindi 1.200 euro o 1.300 euro andresti già bene. Ma se hai 2-3-4 persone, chiaramente devi contabilizzare che il prezzo aumenta. Questo è chiaro, è ovvio, si comprende. Ciao a tutti, dice coloro i quali stanno vedendo la diretta. Mi raccomando, date un mi piace a questo video, spingiamo la diffusione della lingua italiana. Gladys dice: Marco, sì, è perfetto per le 14, così potremo fare la nostra lezione. Ti aspetto, Gladys, un forte abbraccio. Gladys aggiunge dicendo: la verità è che vivere in Italia è costoso. Io vivo nella città di Lucca, è costoso vivere qui. Quindi vedete, la nostra amica Gladys, dal punto di vista della sua esperienza personale, ci dice che Lucca è una città costosa. Ma andiamo a vedere insieme, per esempio, dove si trova Lucca. Allora capirete bene, un attimino che devo posare, così navighiamo insieme queste coordinate, perché io voglio anche insegnarvi come funzionano questi servizi. Voi potete utilizzare praticamente il Google Maps e vi aiuterà. Allora, questa è la costa. Lucca è una bellissima città italiana che si trova in Toscana. Quindi ricordatevi che la Toscana è una città veramente, veramente, scusatemi, è una regione veramente molto bella. Molti di voi avranno eventualmente visto ed ammirato il film Sotto il sole della Toscana. Ma se siamo a Lucca, ci troviamo chiaramente vicino ad una città come Pisa. Quindi Lucca è vicino a Pisa, ci troviamo in Toscana e siamo vicini a Firenze. Questa zona non è una zona particolarmente costosa come può essere quella di Milano, che è qui sopra, ma è sufficientemente costosa. Vedete, questa è Milano ed è una grandissima città metropolitana, cosmopolita. Chiaramente super super costosa, come lo è anche Venezia per motivi turistici e per motivi di rinomanza internazionale. Però per esempio Lucca è una città cara, dice la nostra amica Gladys, e a quel punto potresti considerare qualche paese piccolo.
Ok, lo digo también en español. Si Luca fuera demasiado cara por motivos específicos, porque Luca es famosa, es conocida, tiene una forma, digamos, propia del mercado inmobiliario, yo estaría pensando en alguno de esos paisitos. Porque si Luca es cara aquí, es suficiente irse, por ejemplo, aquí a Orentano, a Galleno. Ok, Galleno, Orentano e Ruota sono paesi meno importanti. O Ponte Buggianese, qui potete vivere con molto meno denaro. Quindi praticamente faccio questa faccio questa spiegazione soprattutto per insegnare a tutti voi, cari amici, che le città sono care. Quindi esiste un divario in termini di spesa e in termini di qualità della vita e in termini anche delle opportunità che ci sono, perché è chiaro, il prezzo alto di una città come Milano descrive anche le incredibili opportunità che ci sono a Milano, ma non tutti le possono cogliere perché c'è grande competitività. Quindi se io fossi un pensionato, quindi se io non devo competere nel mercato del lavoro, e lo dico ancora in maniera più corretta per voi che state già ad un livello importante dell'italiano, lo diciamo col condizionale e col congiuntivo. Se io fossi un pensionato, se io ricevessi una pensione, fossi un uomo adulto e avessi chiaramente già una reddita perché sono pensionato, non andrei a vivere in una città come Milano, a meno di non avere una pensione di lusso. Andrei con una pensione normale a vivere in un piccolo paese di provincia, un paese molto remoto, tra le montagne, in un luogo naturalmente bello, magari in riva al mare, sulla costa del sud dell'Italia, oppure se non voglio proprio andare al sud, invece di andare a Lucca, andrei in un piccolo paese in periferia, lontano, dove comunque il mercato immobiliare è più basso e anche il mercato dei prodotti è più semplice e più accessibile. Vediamo, cos'è, mi dice per esempio, io vorrei viaggiare a Perugia, è costosa, Perugia è una città costosa, in relazione al sud ovviamente. Poi bisogna capire cosa per te è costoso, cosa significa per te costoso. Allora iniziate anche voi ad aiutare scrivendo le cose in maniera più utile. Secondo voi, 1500 euro al mese è costoso o non è costoso? Perché dovete anche capire che gli standard italiani non sono simili, perdonatemi, agli standard per esempio venezuelani o colombiani o messicani. Ogni paese ha un suo standard, però secondo voi 1500 euro al mese sono tanti soldi, sono pochi soldi? Fatemelo sapere, così in relazione posso dirti se è cara o no. Jo dice: Luca, ci sono già stato una volta, bello. Vediamo qualche altro messaggio. Ah, ecco, Analia mi ha scritto, rispondiamole a questa cara amica, dice: mi hanno detto che la farei a Milano per il momento, stanno osservando, stanno investigando se è possibile farlo per su altri comuni più piccoli, però non ho questa informazione, grazie. Allora, cara amica Analia, certamente non ti suggerisco di andare a Milano. Milano è una città assolutamente costosa. Per poter andare voi con tre persone, come mi dicevi prima, tre persone in famiglia per fare la cittadinanza a Milano, non ti basterebbero 2.000 euro al mese. Te ne servirebbero almeno 3.000 euro come minimo, perché in maniera generica esisterebbe molta speculazione nei tuoi confronti. Purtroppo dovete rendervi conto di un fatto: gli stranieri in Italia, soprattutto coloro che non hanno una vita lavorativa o che non hanno un permesso per vivere e risiedere qui, e in generale il mercato immobiliare tipicamente costa di più quanto più breve è la permanenza. Quindi se la tua permanenza in Italia è breve, il costo dell'affitto è più alto. Faccio un esempio, y también se lo digo en español para que los iniciantes, a los que le digo, quitemos aquí que el transcriptor no me entiende,
A los iniciantes, a los principiantes, aviso, atención, importante. Si ustedes no me entienden porque hablo puramente italiano, y esto está claro porque estoy aquí enseñando italiano, pero solo italiano, pues para un iniciante es complicado porque esos amigos y esos estudiantes me siguen desde hace mucho tiempo, pues te tienes que meter aquí. Entra en marconisida.com. Esa es mi página web, segura, protegida, de confianza. Entra en marconisida.com y te suscribes en dos momentos, introduciendo tu correo electrónico, aceptando la recepción de los videos gratuitos, suscribiéndote en un PISPAS, dándole al botón naranja. De esta forma quedarás suscrito durante la semana, recibirás el video curso gratuito de italiano y básico para que puedas conversar, aprender a entenderme en esos contextos donde yo hablo italiano y solamente italiano y avanzarás mucho conversando. Porque ahí en ese video curso inicial, básico y gratuito, hablo también en español, traduzco todo lo que digo y hago un poco español, un poco italiano, un poco español. Y entonces de esa forma me vas entendiendo, te voy a llevar a un punto en que luego te será más fácil entenderme solo en italiano. Pero también esta parte quería decir en español para que fuera más fácil. Cuanto más breve será tu estadía en Italia, cuanto más especulativa será, digamos, la situación en la que te vas a encontrar. ¿Por qué? Porque en todo el mundo el mercado inmobiliario necesita seguridad. Entonces, si tú vienes a Italia y vas a quedarte poco tiempo como turista o te vas a quedar 1, 2, 3 meses, va a ser complicado encontrar una casa, un piso, un apartamento económico para tan poco tiempo. ¿Por qué? Ponte tú también en el dueño de ese piso. Un dueño del piso dice, ok, vamos a ver, a esa gente no la conozco, son extranjeros. No sé cuánto tiempo van a venir, no sé si tienen el dinero para pagarme. Ellos también, recuerda que han estado recibiendo estafas porque hay mucha gente que viene a Italia y la situación de desconfianza existe. Es obvio, es inevitable, ¿no? Lo mismo pasa cuando yo me voy a Colombia, no te creas. La gente quiere al condado el dinero por adelantado y le tienes que pagar 2, 3, 4 meses y esto pasa incluso con los italianos. Si yo, por ejemplo, aún siendo italiano, me quiero quedar en un piso solo 3 meses, voy a pagar como mínimo una sobrecarga, un sobreprecio por la duración tan breve. Porque claro, porque al dueño no le conviene meterse en la logística de alquilármelo por solo 3 meses si no le vale por lo menos la pena de un sobrecargo para él. Porque sencillamente dice, vale, 3 meses y luego en 3 meses tengo que nuevamente buscar a otra persona. No, y no sé ni siquiera si esa persona me lo trata bien el piso. Por lo tanto, pide muchas más garantías, pide mucho más dinero por adelantado y es más costoso porque es como interceptar un mercado turístico típicamente más lujoso. En cambio, si tú buscas paradójicamente una casa, la misma casa, para tenértela anual con un contrato anual o de más años, y el dueño dice, bueno, yo para los próximos 2, 3 años estoy tranquilo, o 4 años, tengo un contrato regular, muy bien. Entonces te lo da a una mensualidad que pueda que sea la mitad de lo que te pide por un breve periodo. Entonces eso es el problema. Por lo tanto, la única forma de que esto te salga rentable sería irte a un lugar en provincia de Milán, muy remoto, donde la vida cuesta muy poco, para que si una casa típicamente costaría 200 euros, 250 o 300 euros, incluso si te la pones a 600 euros por el sobreprecio, pues igual tú con 600, 800 euros más los gastos te lo intentas alcanzar un poquito y pues con 1.500, 2.000 euros al mes podrías intentarlo. Pero vuelvo a decir, depende de tu historia. En Milán, olvídate. En Milán, si no tienes plata de la serie, ni siquiera lo intentes. Vediamo un attimino. Oh, claro, nunca decirle no alla possibilità della suerte. Allora, ritorniamo all'italiano, perché capite, quando parlo in spagnolo non ha senso mettere il trascrittore, perché il trascrittore non comprende niente di spagnolo. Allora, continuiamo per un altro breve momento leggendo i messaggi e poi mi raccomando, date un mi piace a questo video e iscrivetevi al canale Marco Nisida su YouTube, ok? Mi raccomando. E Joe dice, Joe San, l'affitto è di solito un terzo del vostro reddito. Almeno dovrebbe essere così, chissà con questi prezzi. Chiaramente dovrebbe essere un terzo del reddito, però attualmente non è così facile perché il mercato immobiliare a Milano e a Roma può arrivare ad essere più della metà del proprio reddito. Quindi in realtà, anche se la tua idea è assolutamente molto intelligente e molto normale, tipicamente poi nei luoghi meno costosi, nei luoghi un po' più accessibili, nei luoghi, nelle città, nei territori molto costosi e molto
diciamo lussuosi dal punto di vista delle opportunità, può essere molto di più della metà della tua entrata. Maira dice: ognuno ha il suo livello di vita, per questo è difficile dire cosa è costoso o cosa sia economico. Questa è la verità, ogni realtà è diversa. Assolutamente, faccio un applauso a Maira, lo faccio con la mente perché ho le mani occupate, sto tenendo il mio telefono. Ha ragione Maira, per me è molto difficile potervi dire cosa è costoso e cosa evidentemente può essere economico. Posso darvi solo dei prezzi in generale. Perché? Perché ogni persona, secondo la propria disponibilità economica, secondo la propria esperienza o competenza o il proprio passato, ha una serie di fattori in entrata come redditi, pensioni o imprese o comunque guadagni o stipendi, e chiaramente una serie di stile di vita dove magari la comodità è essenziale oppure è superficiale, dipende dalla persona. Ci sono alcune persone che non possono evitare di vivere un certo standard, altre persone che sono magari più minimaliste, quindi dipende molto dalle proprie possibilità e dalle proprie ambizioni e dalla maniera in cui uno gestisce questi parametri. Gladys dice: è bellissima Lucca, molto turistica, vivo bene perché lavoro. Non devo pagare l'affitto, il gas, l'elettricità e guadagno 1.500 euro. Chiaramente in questo caso Gladys ha dimostrato con il suo messaggio una certa capacità di gestione, perché ha trovato il suo luogo nel mondo. Questo chiaramente ringraziamo noi Gladys per il suo per la sua testimonianza che dà al mondo, per far capire che effettivamente ci sono opportunità in Italia. Pensate per esempio a questa opportunità di Gladys, che raccontandocela ci fa capire che la città di Lucca è bellissima, è molto turistica, è per quello che costa tanto, però ha potuto, proprio in virtù del fatto che ci sono delle opportunità, ha potuto gestire questa opportunità, e quindi non dovendo lei pagare le spese di affitto, di elettricità, che sono le spese che più fanno male alle famiglie, perché ve lo dico sinceramente, in Italia in questo momento, a causa dell'inflazione, a causa dei conflitti in Europa, a causa dei problemi di crisi economica mondiale, a causa anche dei problemi della crisi energetica e dei prezzi alti dei carburanti, chiaramente il costo dell'elettricità, il costo del gas è molto alto, l'affitto anche a volte è davvero difficile, però lei, avendo un guadagno netto, riesce a gestirci, quindi brava. E Gladys ci dice anche: una famiglia ha bisogno dai 3 ai 4.000 euro al mese con due figli. Ovviamente immagino che Gladys si riferisca al territorio specifico da lei conosciuto, quindi immagino che Gladys parla per esperienza diretta, perlomeno secondo gli standard che lei conosce o magari secondo le zone che lei frequenta. Lei dice: una famiglia, suppongo del luogo di Lucca, per vivere in situazioni di buona comodità, ha bisogno dai 3.000 ai 4.000 euro al mese, se ha dei figli, perché magari ci sono dei costi accessori. Io aggiungo, come anche intelligentemente Maira ci consigliava, che dipende moltissimo dalle situazioni specifiche di ogni famiglia, perché ci sono famiglie che hanno la capacità o la necessità di farsi bastare 2.000 euro o di farsi bastare anche 1.800 euro, però in un contesto come quello di Lucca, soprattutto Lucca Centro oppure Lucca nelle zone più popolari o più importanti o più frequentate, chiaramente già solo l'affitto ha un impatto così grande che tra i vari servizi, i costi della vita, diventa veramente difficile. Quindi è molto importante la location. Brava, brava, grazie Gladys. E vediamo qualche altro messaggio, altrimenti possiamo anche lasciarci ed abbracciarci, perché voglio grazie Maira, sei gentilissima per i tuoi messaggi così carini. Salutiamo anche a José Ignazio e poi a Vita Meravigliosa. Ecco, Vita Meravigliosa, come ti chiami tu realmente? Perché ti parlo sempre, ma non ricordo bene il tuo nome reale. Dice: Marco, mia figlia abita a Bergamo. Per esempio, Bergamo è una città, secondo la nostra amica
molto cara. E la cosa curiosa è che se noi andiamo ad analizzare insieme Bergamo, ve la faccio vedere in un momento, voi scoprirete che Bergamo è praticamente vicina a Milano, ve lo faccio subito vedere, e come vedete Bergamo, è praticamente, la vedete? Bergamo è qui. E Milano è qui. Stiamo parlando di poco tempo di trasporto, ma sappiate che Bergamo si è praticamente differenziata nel tempo e ha iniziato a lavorare come un importante hub aeroportuale. Quindi l'aeroporto di Bergamo è molto importante, perché esiste una compagnia chiamata Ryanair, che è una compagnia low cost, quindi a basso costo, una compagnia di aeroplani, quindi una compagnia aerea, e dunque le persone cosa fanno? Per esempio, molte persone vivono a Bergamo, oppure atterrano a Bergamo, lo usano come zona collaterale e poi vanno a lavorare a Milano. Però stiamo parlando di una difficoltà quotidiana, dove le persone utilizzano quasi 3 ore del proprio tempo per andare a lavorare a Milano, per guadagnare un denaro più alto per poi ritornare a Bergamo. E chiaramente però la nostra amica Vita Meravigliosa ci dice: ok Marco, Bergamo è cara, e io chiaramente volevo solo aggiungere: cara amica, certamente è cara, ma non è cara come Milano. Quindi immagina che se per te Bergamo è una città cara, immagina coloro i quali vivono a Milano quanto di più devono star pagando. Dice anche a Maria: tra il reddito, l'investimento e il risparmio, il rapporto rimane comunque più o meno. Ma questo è un buon esempio che fa il nostro amico. Volevo appunto leggervelo nuovamente affinché poteste leggere voi i messaggi del trascrittore. Lui dice in maniera molto intelligente: se noi facciamo un confronto tra il reddito, l'investimento e il risparmio, il rapporto rimane comunque invariato. E credo di interpretare bene il messaggio del nostro amico Joe. In che maniera? Se tu vai al nord dell'Italia, guadagni di più, ma spendi di più. Se tu vai al sud dell'Italia, spendi di meno, ma guadagni di meno. Quindi in relazione il costo della vita tipicamente più o meno si mantiene graduale e costante, con delle variazioni ovviamente nelle zone più esclusive, però tipicamente il ragionamento è questo. Se tu vai in una zona remota, chiaramente le tue possibilità di guadagnare denaro sono remote, ma il costo della vita è molto basso. Se tu vai in una zona, una città come Milano, piena di opportunità, il costo della vita è molto alto, ma l'opportunità di ricevere un buon guadagno è anche molto alta. La nostra amica dice: io con 1500 euro o 1800 euro seria... Ok, lo dice in spagnolo, seria Gardel. Cosa significa? Me lo devi spiegare, ok? Marta dice, Marta Nueva: ciao, ti comprendo perfettamente. Mi costa a volte seguirti perché parli rapidamente. Querida amiga, también quiero un segundo decirte algo en español. Lo entiendo perfectamente. De hecho, fíjate que en gran parte de este canal de YouTube, aquí Marco Nisi en el canal de YouTube, también en mis varias plataformas sociales, durante mucho tiempo estuve haciendo frases simples, frases donde enseñaba a las personas cómo, por ejemplo, expresarse al restaurante, en hotel, en las situaciones de la vida real, que si quieres alquilar. Y entonces estaría haciendo en este momento, para darte una idea, la frase que tú te vas a la agencia y le dices: mira, estoy buscando un piso, ¿y cuánto vale? ¿Y por durante cuánto tiempo? Y la interacción y la conversación con el casero para los papeles de la... Todo esto lo hice. ¿Y cómo lo hice? Durante tiempo, y está todo grabado y las clases están ya hechas. Por eso es que digo a la gente:
Por favor, entiendan que lo bueno, lo mejorcito para los iniciantes, para los principiantes, para los que aún tienen que aprender de cierta forma, recuerden que lo encuentran aquí. Es normal que no me puedan seguir del todo si hablo italiano a esta velocidad y de temas tan complicados. Se supone que antes tienes que irte a marconisida.com, entonces entra a marconisida.com, suscríbete al videocurso gratuito de italiano y recibe todo tu correo electrónico. De esta forma vas a tener el tiempo de entenderme, practicar con tiempo y entender lo que significa en español, porque hago el videocurso completo y también están los cursos avanzados, los cursos intermedios, todo con una metodología diferente a la que te estoy enseñando en este video preciso, porque en mi página web marconisida.com todo está hecho en tándem. ¿Qué significa en tándem? Un poco italiano, un poco español. La frase la digo en italiano, la repito fonéticamente, la expreso, la enseño y luego con calma tú la puedes aprender y luego te digo qué significa en español y te hago la colaboración de hacerte entender bien. Eso es más fácil, pero aquí en esos videos me di cuenta que tengo que seguir alimentando a los estudiantes más motivados que siguen aprendiendo. ¿Por qué? Porque de otra forma yo estaría estancándome repitiendo las mismas frases y yo creo que en cambio es más serio por mi parte hacerle entender cómo es la vida en Italia. Porque ¿cuál es el problema de muchas personas que se someten a una curiosa investigación, cómo es el tema del idioma italiano? Mira que me gusta, mueven la mano, muy simpático y todo, pero se van con una idea equivocada. Las personas se vienen a Italia con una idea equivocada, se vienen a Italia con una idea súper superficial, vaya redundancia, súper superficial, de lo que es el idioma. Se creen que moviendo las manos y diciendo las cosas más o menos y diciendo unas cuantas frases se van a explicar. No. Queridos señores y señoras, ahora voy a ser la persona en plan exigente. No es así. Eso le puede servir por vivir una vida pues marginal, donde se quedan en su pequeño barrio y pues y nada, ya está. Y se quedan estancados en su trabajo por si es que lo encuentran. Algunos tienen la suerte que lo encuentren, pero no es siempre así. Entonces, es normal. Yo incluso si me voy a Colombia y no sé hablar español, ¿qué hago allá? ¿Qué hago? Voy a ser el gringo, me van a tratar como gringo. Y significa que me van a dar todo que me salga más caro, no me voy a integrar, vida social muy, muy pequeña, muy poca cosa. Y fíjate que sabemos todos que a mí que soy italiano, ir a América Latina me funciona mejor, porque puertas abiertas. Pero tú que tienes a Italia, te funciona peor, puertas cerradas. Y es la verdad, y no quiero... Miren, yo no estoy juzgando si está bien o está mal, yo digo la verdad. Y la verdad te libera y la verdad te da ayuda. Entonces yo quiero también en esos videos donde hablo mucho en italiano darle una idea de que pues las personas van a hablar italiano de cosas de todo tipo, de circunstancias, de temática, la vida, la actualidad, la situación laboral, las competencias interrelacionales, las relaciones humanas. No vas a poder interactuar con pocas frases. No vas a poder interactuar con el vocabulario turístico. Eso está bien para hacerte un viajecito. Y digo yo, ok, te voy a llevar de la mano para que sepas todo esto. Y entonces, los paquetes construidos de forma meticulosa y pedagógica están aquí en marconisida.com para que llevarte a ese nivel de saberlo todo. Pero tienes que empezar construyendo. Yo estos videos lo hago también ya completos en italiano porque me lo han pedido, ustedes me lo han pedido, los que ya han avanzado, dicen Marco, también para nosotros, porque claro, hago bien a dedicarme a aquellos que más se dedican. Es una regla también meritocrática. ¿Por qué hago más esta clase para Gladys? Porque Gladys se empeña, Gladys sostiene este proyecto, Gladys está aquí, Hugo, Mayra, muchas personas que han sostenido, sigue sosteniendo, Adriana, personas que todo el día, David. O sea, la idea es que si tú quieres aprender, yo estoy aquí. Y eso me motiva a mí verlos crecer en el aprendizaje, verlos crecer en la producción del idioma. Y además les doy un sentido a todos los nuevos, que no se dejen, digamos, no se dejen tontear por aquellos que se lo ponen como en plan, es así, ya está. No. Vas a venir aquí y la gente va a hablar con 3 trillones de dialectos. No van a hablar con la claridad institucional que yo soy un locutor y parezco pues un director de radio. No, van a hablarte con rapidez, que si tú crees que yo hablo rápido, pues olvídate. Si tú andas en Nápoles, parece que hablan otro idioma. Si tú vas en Milán, la gente... ¡pum, pum, pum, pum!
una máquina. La gente va como ansiosa por la calle corriendo. Yo que soy del sur, me lo tomo con calma. Entonces imagínate, te quiero preparar a la realidad. Entonces, si alguien de ustedes, aparte de los varios videocursos que tienen de varios niveles aquí en marcoinicio.com, el primero básico es súper gratuito. Esto que hago aquí en YouTube es gratuito. Yo te enseño con mucha solidaridad. Pero también sepa que si eres serio, además me puedes enviar un WhatsApp aquí escribiendo clases particulares a mi número de WhatsApp y yo te envío un audio para explicarte cómo poder trabajar directamente conmigo para que yo me encargue y me asegure que tú estarás hablando italiano de verdad en tu vida real y te enseñaré cómo decir todo lo que necesitas decir en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, las cosas que te pasen, dominarlas. Porque el idioma italiano es un instrumento para tú dominar tu vida, para tú expresarte, para tú comunicar, para tú vivir bien. Eso es lo más importante, ¿ok? Molto bene. Y quindi, como vedete, lo dije en español para ayudar un poquito también la comprensión de quién es nuevo. Allora, noi credo que possiamo quasi finire, ¿eh? Joe dice 80-20, bravo, e per esempio abbiamo la nostra amica Gladys che dice per esempio è vero, insieme a Marco si deve per forza parlare italiano, o parli italiano o parli italiano, questo lei lo sa benissimo. Un forte abbraccio a Gladys, veramente un forte abbraccio, una ragazza veramente in gamba, spero che molte persone possano imparare anche a vivere come fa Gladys, perché è una ragazza intelligente. Marta mi ringrazia, benissimo, ne sono felice, e a questo punto io credo che sia il caso di interrompere la nostra diretta perché è molto materiale. Io credo che sia stato per voi chiaro oggi poter in maniera molto semplice avere un'idea basica di questo fenomeno. Per ricapitolare, oggi abbiamo parlato di quanto costa vivere in Italia, quanto si spende al mese in Italia, quali sono le differenze sostanziali tra il nord e il sud. Abbiamo visto che il costo della vita in Italia per regione è molto diverso tra il nord e il sud, quindi il nord è molto più caro, il sud è più economico. In generale nel sud e nelle isole come la Sicilia si spende di meno, e l'area geografica in cui mensilmente una famiglia spende di più è il nord-ovest, e noi ci ricordiamo, chiaramente parliamo di città come Milano, e poi seguita dal nord-est, che chiaramente parliamo di Venezia, Bolzano, e poi il sud. C'è il centro, Roma, una città molto cara, quindi mi raccomando, voi avete già un'idea di come funziona questa diversificazione. Abbiamo parlato anche della differenza sostanziale tra il centro urbano e la zona rurale, abbiamo parlato della relazione tra entrate e uscite, quindi tra salario e evidentemente la spesa che bisogna fare, perché chiaramente più è ricca una zona e più facilmente abbiamo un costo più alto della vita, però la possibilità anche di guadagnare più. Più invece abbiamo una zona remota dove è quasi difficile trovare lavoro perché non c'è proprio mercato, probabilmente il mercato immobiliare costerà molto poco e quindi sarà più utile soprattutto per i pensionati. Cari amici, se avete altre domande fatemele sapere nei commenti. Oggi spero di avervi allietato con questa dinamica, fatemi sapere con un buon mi piace se vi è piaciuto questo video, soprattutto per retroalimentarmi e per convincermi, motivarmi a continuare a fare queste dirette. Ricordatevi comunque che questo sforzo di solidarietà che faccio con voi è solamente possibile grazie alle persone a cui penso quotidianamente, che partecipano in maniera seria all'apprendimento della lingua italiana. Quindi mi raccomando, grazie a tutti voi, sapete chi siete, e fate vedere gli altri perlomeno che vi piace il contenuto, e che se avete qualche tematica fatemela sapere per poterla studiare, per poterla spiegare, e da una parte imparare l'italiano e dall'altra darvi anche informazioni importanti. Vi abbraccio con un forte e simpatico saluto, grazie ad Alejandra, adesso so come si chiama, vita meravigliosa, si chiama Alejandra, spero di ricordarmelo. Ringraziamo anche Mirta che dice: ciao Marco, è vero tutto quello che dici, sono arrivata tardi oggi, non ti preoccupare cara Mirta. A proposito, ditemi se oggi mi sentite meglio, non so se avete notato che ho avvicinato il microfono, quindi oggi il microfono è più vicino alla mia bocca, dovrebbe sentirsi meglio, dovrebbe esserci una voce un po' più corposa, un po' più bella, quindi vediamo, fatemelo sapere se vi piace, e tentiamo sempre di migliorare perché siete importanti. Quindi vi saluto.
saluto, vi do un forte abbraccio, saluto in particolare Gladys, Mayra, Alejandra, Mirta, Gibram, Joe, Marta Nueva, Maria, Gelka. Ecco, mi chiede l'ultima domanda, mi chiede: a Genova è possibile vivere senza spendere troppi soldi? Genova è un'importante città portuale. Genova si trova in Liguria, la Liguria è una città mediamente ricca, probabilmente ti viene più facile andare a vivere in provincia di Genova, in un paese più piccolo, però molto bello, un paese costiero, ricordati che la costa Ligure è veramente bellissima, ci sono tanti luoghi dove potresti cercare. Quindi mi raccomando, l'importante è informarsi in maniera preventiva per evitare diciamo degli errori in termine proprio economico. E un forte abbraccio, perfetto, ti sento fermo e chiaro. Una voce bellissima, meraviglioso, ciao, fantastico. Allora vedo che mi sentite bene. Gladys dice: la mia esperienza è che continuo, perché è vero, il corso è fantastico, non finisci mai di imparare. È vero anche per noi che siamo spagnoli, per noi è più difficile parlare italiano che studiare. Ti ringrazio molto Gladys per la tua testimonianza, un forte abbraccio a te e ti auguro una buona giornata. Mirta, sei gentilissima, una voce bellissima. Allora, cari amici, io vado via, vi voglio bene, vi saluto con molto affetto, mi raccomando, continuate ad imparare la lingua italiana. Io vi aspetto sul mio WhatsApp, se avete domande lo controllo appena termino. Infatti vediamo, vedo già un audio che mi arriva dall'Argentina, lo ascolterò appena finirò. Un forte abbraccio e poi andate su marconisida.com per iscrivervi al videocorso gratuito di italiano. Vi do un forte abbraccio, cari amici, ci vediamo alla prossima, grazie ancora, ciao, vi saluto.